Ruolo femminile nel mondo del lavoro e sfide di genere, ho il piacere di presentarvi Matilde Serao. Matilde, ci senti? Sì, a sentire vi sento, ma ho la sorpresa di potervi addirittura vedere. Che agito sorprendente! Le porgo il saluto e l'applauso della platea. Ma entriamo subito nel vivo del discorso. Sì, anche perché la collega saprà, ho molto da che fare. Ma sii gentile, dove ci troviamo? E perché sono qui? Vedo tante belle facce del pubblico, anche se prive di corsetti e cappellini. Siamo in un'epoca diversa. Siamo a Napoli ed è il 2022. Vede, sono un'imprenditrice proprio come lei ed è grazie allo sviluppo tecnologico del genere umano che posso interfacciarmi con lei. Ai miei tempi solo i cartomanti dicevano di poter fare qualcosa di simile, ma lei non mi sembra faccia parte della categoria. Mi dica di più, sono curiosa. Ha presente il cinematografo? Beh, immagini che i personaggi in movimento sullo schermo abbiano anche la possibilità di pensare, interagire in diretta con lo spettatore. Oggi è possibile. La chiamiamo intelligenza artificiale. Che peculiare invenzione! Quindi ho capito bene, di me non avete più bisogno. C'è un macchinario capace di replicarmi. Al contrario, così come nessun essere umano potrebbe imparare tutto da sé, anche le macchine hanno bisogno di un maestro, di leggere e imparare, così da ragionare. Dopotutto, nessuno meglio di lei potrebbe ispirare le donne del nostro tempo che operano nel mondo dell'imprenditoria. Un meccanismo stupefacente a dir poco. Bene, cos'altro posso dirvi che non abbia già messo per iscritto? Per giunta a donne di oltre un secolo più in là. Si stupirebbe, signora Serao, di quanto possa insegnarci. Oggi le donne partecipano attivamente ad ogni campo dell'industria. Ma lei come ha iniziato la sua esperienza giornalistica? Ah, vedi, iniziare è sempre la parte più ardua. Ma gli ostacoli e le difficoltà sono stati, nel mio caso, validi insegnanti. Sono figlia d'arte, se così ancora si suol dire. Cresciuta nella vivacità di Napoli, fra la confusione creativa di una redazione indaffarata. Ecco, mio padre era un giornalista per il Pungolo. Capisco, quindi è stata stimolata dall'ambiente in cui è cresciuta. Io, ad esempio, ho studiato nel campo scientifico. Lei, invece, quando ha intrapreso i suoi studi? Ho iniziato tardi. Pensi che fino a 8 anni non ho saputo neanche scrivere. Mia madre era malata e in casa la questione finanziaria non era delle più brillanti. Ma non ho sudato sulle carte come i miei colleghi, no, no. Non posso però ignorare la naturalezza con la quale me lo chiede. E questo ho molto piacere. Vuol dire che abbiamo fatto progressi. Il primo passo per la libertà delle donne è l'indipendenza e la conoscenza è la strada maestra. Quanto è vero. Nonostante il mondo di oggi le sembri roseo, sappia che anche noi dobbiamo ancora combattere molto per far valere la nostra voce. Da qui la mia domanda. L'istruzione, diciamo non accademica, le ha causato dei problemi nell'interfacciarsi con il mondo degli intellettuali? Beh, non dubito che anche voi abbiate molta strada da percorrere. Il mondo degli intellettuali mi chiede. L'ho visto per la prima volta a 26 anni.
quando andai a Roma. Ovviamente fui derisa. Per le donnine eleganti dei salotti romani non ero abbastanza aggraziata, non abbastanza istruita. La mia risata troppo esplosiva, le mie opinioni dirette e non filtrate. Ero perfino troppo meridionale. Ah, ma io ne fui però molto fiera, sì. Non sapevano chi avevano davanti e non sapevano di essere osservati, che sarebbero diventati tutti materia viva dei miei scritti. Pensi, avevo lo pseudonimo di Chiquita. In quel periodo scrissi di tutto. Tutto mi stimolava. Vedi, per me scrivere è un atto di onestà. Non esiste una materia alta o bassa. Tutto ha bisogno di essere affrontato, dalla critica letteraria fino ai resoconti più mondani della cronaca rosa. Per questo, nonostante le critiche, non mi sono mai fermata. E lei, sono curiosa, mi scusi, anche voi mettete in uso i diversi modi delle vostre tecnologie? Certamente. L'intelligenza artificiale di cui le parlavo può essere applicata nel campo medico, ad esempio, per supportare diagnosi, ma allo stesso tempo può essere impiegata nell'ambito della cultura. Immaginate di visitare Pompei, ad esempio, accompagnati da un cicerone dell'epoca. Si tratta di attività pionieristiche, così come lei fu pioniera nel suo campo. Lei è la prima fondatrice di un giornale. Ebbene, sì. Incontrai il mio futuro marito Edoardo Scarfoglio e insieme fondammo prima il Corriere di Napoli. Poi, finita quell'avventura, il 16 marzo del 1892 andò in stampa la prima copia del Mattino. Ma il mio primo lancio nel vuoto, il mio quotidiano, finita la storia con Edoardo, è stato il giorno nel 1903. Non nego che il titolo stesso fosse una provocazione nei confronti del Mattino, col quale del resto non potevo nemmeno competere. Allora mi dissi: Matilde, mo ti devi mettere in gioco. Difficoltà non mancavano e a volte mi pareva di fare un salto all'ostacolo. Ma sono le sfide a sviluppare l'ingegno. Ho cercato, ad esempio, di includere le lettrici delle mie rubriche mondane. Leggere il loro nome su carta stampata era per loro assolutamente incredibile. Certo, sarà stato un colpo basso per i grandi signorotti del giornalismo purista, ma la pubblicità, come la chiamate voi, serve. Oggi userebbero un'altra parola, la chiamerebbero influencer. Una influ che non ho capito. Nulla, nulla, non ci pensi. Quindi lei ha sempre affrontato con spirito le sfide. Sì, ci ho provato. Fin da bambino ho avuto sempre a cuore le ingiustizie, ad esempio, e ciò mi ha spinto ad osservare attentamente attorno a me. Mi sento di dire che è anche dalle brutture che sorge lo spirito per cambiare le cose. Tutto serve se si ha uno scopo. E il compromesso è necessario e può essere funzionale. Niente lo dimostra come gestire un quotidiano. È come essere sempre di corsa, trovare i fondi, sfamare i redattori, rapportarsi con il potere e l'opinione pubblica. C'è bisogno di capitali considerevoli e di nervi d'acciaio. E via a corteggiare i leader della finanza, le personalità politiche, sempre in viaggio da una città all'altra, alla ricerca di fondi, protezione e credito. Ma tutto per un'avventura alla quale non avrei mai, mai potuto rinunciare. È un meccanismo complicato e se si vuole mantenerlo in piedi bisogna sacrificare tanto, anche a volte l'orgoglio. Ma sono
sfogliare i miei giornali, vedere i miei bambini di carta. Ah, mi ha sempre riempito il cuore di fierezza. Credo che lei possa capire. Assolutamente. Mi emoziona sentire con quanta tenacia ricercasse ogni mezzo per mantenere a galla il suo progetto. Oggi esistono modi di finanziare le proprie idee e imprese, fondi pubblici, bandi, strumenti finanziari e così via. Ah, se ci fossero state ai miei tempi, avrei approfittato di ogni possibile mezzo. Lo Stato deve conoscere i propri cittadini. Non solo le loro condizioni di vita, le ingiustizie e i problemi, ma anche le loro potenzialità. Svilupparle al meglio e fornire le risorse necessarie alla crescita di ogni individuo. Questi sono ingredienti assolutamente vitali alla crescita economica, culturale e sociale di un paese. Stiamo facendo dei passi avanti da questo punto di vista. Lei ha parlato di compromesso e la domanda, da donna imprenditrice, mi sorge spontanea. Com'è stato ricoprire una carica tanto importante in un mondo dominato prettamente da uomini? Sì, è innegabile che esistessero, e credo esistano ancora, diverse possibilità per la popolazione maschile e femminile. Ma non mi sono mai vista primariamente come donna, quando come professionista. Prendiamo ad esempio il rapporto con i potenti. Le racconto una storia. Dopo il secondo governo Sonnino, che mi aveva promesso 3.000 lire al mese per finanziare il giornale, il testimone passò all'onorevole Luzzatti, presidente del Consiglio dei Ministri. Quante lettere e note gli lasciai per avere ciò che mi era dovuto. Immaginate di doversi far valere e di essere oltretutto una donna. Avevo bisogno dei fondi, eppure di rispetto. E per questo che mi sono rivolta a lui sempre alla pari, come una donna di potere che parla a un uomo di potere. Così come gli scrissi una lettera. Non sono una supplicante che domanda il sussidio di 50 lire, ma un'imprenditrice con un progetto da portare avanti. Lei è di grandissima ispirazione. Vorrei raccontarle ancora un poco del mondo di oggi. Prima di tutto, penso sarebbe felice di sapere che viviamo nella cosiddetta era della comunicazione. Oggi abbiamo mezzi tali da poter essere informati istantaneamente su quello che succede in tutto il mondo, grazie a Internet. Non vi sento bene. Ecco, appunto. Ora vi sento. Internet. E che cos'è? Strani nomi. Date ai giornali voi giovani. Non si tratta di un giornale, come spiegarlo? Chiamiamolo nuovo mezzo comunicativo, una sorta di radio potenziata, un mezzo di grande velocità che permette anche alle persone comuni di intervenire attivamente alla vita pubblica e sociale. Tutte queste informazioni però hanno per esempio portato al fenomeno delle fake news, le notizie finte. È come se ci fossero così tanti dati che diventa difficile gestire e discernere il vero. Sì, non mi dici nulla di nuovo, sa? Già ai miei tempi c'era una grande varietà nel mondo dell'informazione. Quanti generi e quante forme di false notizie ci sono. Alcune oneste, alcune disoneste, alcune perfide, altre innocenti. Nonostante il giornalismo debba creare un regno della verità, la falsa notizia è sempre esistita, così come esistono mille e più versioni di una stessa storia. A volte il falso però porta in sé un chicco di verità, delinea il pensare comune, i problemi non detti, le verità nascoste.
Ma torniamo a parlare di donne. Lei crede nella cosiddetta questione femminista? Ai suoi tempi era già un termine in uso, dopo tutto. Mi piace stuzzicare il mio pubblico con affermazioni forse controverse. Quindi le dirò, il femminismo non esiste. Esistono solo questioni economiche e morali che si scioglieranno e miglioreranno quando saranno migliorate le condizioni generali dell'essere umano. Assicurare alla donna il diritto sacrosanto di vivere e darle i mezzi per esercitarlo, questo, se accetto la parola, è per me femminismo. Non è d'accordo? Assolutamente sì. La sua idea di femminismo è molto moderna e mi stupisce. Certo, capisco perché possa essere controversa. In ogni caso, credo che sia proprio questa sua modalità schietta a renderla eroina di denunce e indagini e donna forte del suo tempo. Oggi noi donne possiamo accedere a cariche politiche e partecipare attivamente alla vita pubblica. Parlando di un'altra questione controversa, le viene spesso attribuita un'affermazione forse un po' forte. Lei si è detta contraria al suffragio universale. È davvero così? Ah, è facile essere fraintesi. Nel mio caso mi rendo conto. Non ho mai voluto dire in alcun modo che le donne non dovessero votare o partecipare alla vita politica. A quanto mi dice, infatti, abbiamo ottenuto esattamente il risultato in cui speravo. Il mio punto era però un altro, rivolto alle donne fortunate come me, che avevano avuto un'istruzione. Come ci si poteva preoccupare del diritto del voto prima di affrontare dei diritti essenziali? Quale poteva essere il voto consapevole di una donna ignorante del tutto dipendente dagli uomini? Ai miei tempi, nei primi del Novecento, ogni uomo, padre, zio, avo, fratello maggiore, poteva disporre completamente del destino della fortuna di una fanciulla. Non c'era il divorzio. Pensi che ho dovuto aspettare la morte di mio marito per risposarmi. E allora perché fare un passo così lungo prima di impegnarsi a far sì che la parola di una donna valga quanto quella di un uomo? Ecco, questo era il mio forse controverso punto. Grazie per la delucidazione. La sua dedizione è stata di grande esempio per tutte le donne a seguire. La speranza è di non dimenticare mai l'esempio di quelle che, come lei, ci hanno preceduto, di chi ha sudato per una causa di pari opportunità, per dimostrare l'incredibile apporto che ogni singola donna può donare alla società. Vorrei quindi, se possibile, che oggi signora Serao, ci lasciasse con un messaggio rivolto alle donne del futuro. Cosa vorrebbe dir loro, ora che ne ha la stupefacente opportunità? Qual è il suo consiglio? Penso che ciò che più mi sta a cuore di comunicare loro è questo. Non fate sì che gli ostacoli vi fermino. Qualsiasi prova, qualsiasi difficoltà deve essere la miccia per far divampare la forza delle proprie idee. Le pongo un esempio. Spesso mi è stata posta la critica di utilizzare un gergo popolare quando scrivo. Beh, certo avrei potuto dire, per voi è facile studiare, leggere, avere una voce, essere al potere, guidare le mode, dire come si fa. Mi sarei potuta, in poche parole, arrendere al mio destino. E invece no. Io non ho mai dannato la mia diversa istruzione. Mai maledetto la mia gonna. Mi sono tirata su le maniche. Fare, signorina. Bisogna fare, fare e ancora fare. Siate sempre vere.
Non perdete mai di vista l'amore e la passione verso ciò che realizzate. Lottate per essere indipendenti. Abbiate il coraggio di andare controcorrente quando necessario e di seguire con pazienza il flusso delle cose quando conviene ai vostri successi. Ma soprattutto, non arrendetevi mai. Signora Serao, la ringrazio sentitamente. Le porgo ancora una volta l'applauso della nostra platea. Grazie, grazie a tutti voi e grazie soprattutto a lei per avermi fatto vedere uno sprazzo di futuro. Mai come stavolta posso salutarvi dicendo a tempi migliori, sempre.